Storie di giocattoli, così si intitola il libro che stiamo per attraversare ed è un attraversamento divertente, proprio perché parliamo di giocattoli. Noi abbiamo già parlato tempo fa con l'ospite che tra poco sarà insieme con noi per storie di giochi e adesso invece dai giochi passiamo ai giocattoli. Andrea Angiolino, buonasera. Buonasera a tutti. E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo nuovo libro Storie di giocattoli dall'aquilone al Tamagotchi. Era tanto che non sentivo dire parlare del Tamagotchi, ci ha fatto molto piacere ritrovarlo. Il libro edito da Gallucci con i disegni di Alessandro Sanna. Alessandro Sanna, tra l'altro, noto disegnatore, è colui che ha creato anche la nuova immagine del Festival Torino Spiritualità, edizione 2019. Ma a parte la spiritualità, anche se i giochi nutrono lo spirito, Andrea Angiolino, vero? Quello molto, devo dire che sono una bella palestra un po' per tutto. Spesso per il corpo si gioca anche con giochi di agilità, pensiamo al frisbee, all'hula hoop, si gioca con l'intelletto, con la razionalità, però ci si mette anche il cuore, ci si mette anche lo spirito ed è per questo che poi molti giochi ci segnano per la vita e ci accompagnano nel ricordo. Per chi si diverte a magari collezionarli, ci accompagnano anche fisicamente negli Andrea anni che Angiolino, ma seguono. la curiosità è molta. Lei scrive di giochi, di giocattoli, ma come si è appassionato lei? Perché prima dello studio, della ricerca, è anche molto approfondita, è sicuramente nata una passione. E come? Devo dire appunto che è una passione che non ha mai cessato di seguirmi fin dall'infanzia. Mi sono appassionato al gioco, ai giochi da tavolo, per esempio, ai giochi con i soldatini sul pavimento di casa, non soltanto a usare magari i giochi già confezionati, ma come fanno i bambini anche ad adattare le regole o a inventare da zero nuovi giochi da fare con i cugini e con gli amici. Poi pensavo di dover smettere per fare la persona seria. Invece i giochi sono diventati un mestiere, per cui mi sono occupato di inventare giochi in scatola, giochi di ruolo, libri gioco, portarli in giro nelle fiere, nelle manifestazioni, nelle scuole, nelle biblioteche, perché poi i giochi hanno molto da insegnarci. E insomma è diventato un lavoro quello di autore di giochi. E non fermandomi appunto al farne, mi sono appassionato al come vengono fatti, alle loro storie, alle curiosità e agli aneddoti di come si sono evoluti, come sono passati anche da un'epoca all'altra, da un popolo all'altro. E così poi sono usciti articoli per riviste, trasmissioni radiofoniche e questi due libri con Gallucci. Andrea Angiolino, raccontare di giocattoli come questo libro fresco di stampa, edizione Gallucci, raccontare di giocattoli, dicevo, non significa solamente raccontare l'oggetto, che ne so, i burattini, la Barbie e così via, ma significa anche raccontare un tempo, ma quello che più ci affascina significa raccontare il rapporto che il bambino o l'adulto ha con l'oggetto chiamato giocattolo. Sì, perché è un rapporto molto molto importante, è un rapporto che a volte ha segnato le persone per sempre. Mi viene in mente per esempio il reverendo Wright che ha portato ai figli un'elichetta con un bastoncino da far girare in modo che si avvitasse su per l'aria, un elicotterino molto in voga nell'Ottocento, e i due bambini poi l'hanno rotta, hanno imparato a aggiustarla. A un certo punto la maestra, vedendone un esemplare sotto il banco, Orville, che aveva 9 anni, ha chiesto cos'è. È la macchina che porterà in volo me e mio fratello. Ed effettivamente i fratelli Wright, decenni dopo, hanno fatto il primo volo con un aeroplano. Le sorelle Bronte, quando il fratellino ha avuto dei soldatini napoleonici in dono, hanno iniziato a inventare le storie di questi soldatini, a scrivere dei finti giornali, dei finti libri sugli stati, le nazioni in cui questi soldatini vivevano, e poi sono diventate famose romanziere. E così via. Bergman ha fatto una piazzata perché a Natale il fratello ha ricevuto un proiettore che voleva lui,
durante la cena di Natale si è nascosto sotto il tavolo, ha fatto capricci tremendi, finché poi non si è accordato col fratello, ha preso il proiettore in cambio di 100 soldatini di stagno ed è diventato un famosissimo regista. E così via. Il rapporto che tutti noi abbiamo col giocattolo a volte segna le vite in maniera importante, tanto che quando il Meccano viene smesso di produrre perché la concorrenza dell'ego prevale, ci sono dei premi Nobel che scrivono preoccupati che questo potrebbe segnare un declino nelle vocazioni in campo ingegneristico, in campo scientifico, perché intere generazioni di bimbi si sono accostati a quel tipo di studi e di professione grazie proprio al giocattolo Meccano con cui hanno giocato sul pavimento di casa. Ma poi sono appunto rapporti anche dei popoli. Nel gioco si vede spesso un riflesso del rapporto con la realtà. Ci sono giochi raffinatissimi giapponesi, il Go, con dei bellissimi materiali, delle pedine di madreperla e di ardesia, dove quelle di madreperla bianche sono leggermente più piccole perché essendo luminose sembrino un po' più grandi e le cose si equilibrano, raffinatissimi anche nei materiali. Ci sono giochi africani invece fatti in un tronco scavato rozzamente, perché è il giocatore con le sue mani che deve allisciare e deve fare proprio il materiale di gioco, e quindi c'è un altro rapporto, appunto, per cui sono loro che rendono proprio il tavoliere, con delle forme di cortesia per cui per esempio è molto scorretto far notare in Africa che si è fatto un errore giocando ad Awelo, a Mancala, anche perché spesso chi insegna il gioco bara alla prima partita come forma di cortesia per perdere e non far sentire in inferiorità colui a cui si sta spiegando il gioco. E dal rapporto col gioco e col giocattolo si possono vedere molte cose sul rapporto che poi la gente ha con la vita vera. Storia di giocattoli è il libro di Andrea Angiolino, edito da Gallucci, in 160 e qualche pagina, un vero dizionario che va dalla parola aeroplanini fino alla parola yo-yo. E proprio fermandoci sull'ultima parola, yo-yo, è una parola che io pensavo per esempio fosse una parola inglese, davo per scontato la definizione inglese, e invece è una parola che ha girato mezzo mondo. Ecco, come il giocattolo spiega anche una cultura, una storia, spiega il mondo. Esatto, sì, perché poi i giochi passano da una nazione all'altra, si evolvono e si adattano e ci parlano appunto ciascuno dei popoli che li hanno presi, li hanno adottati, li hanno fatti loro. Citavo appunto gli scacchi vichinghi, dove c'è un solo re assediato con alcune pedine che deve scappare dalla scacchiera mentre gli avversari cercano di bloccarlo, e ci dà un'idea di battaglia molto diversa da quella a cui siamo abituati noi, che è quella di due eserciti contrapposti in pianura, degli scacchi classici, che vengono poi dall'India e rappresentavano esattamente il tipo di eserciti che usavano loro. Poi in anni più recenti si gioca a stratego con le pedine rosse e blu coperte, io non so qual è quella dell'avversario perché c'è ormai la nebbia della guerra e oggi è difficile individuare, come del resto Napoleone a Waterloo, che non sa se a destra stiano arrivando i prussiani oppure i rinforzi di Grouchy. E lo stesso vale poi per il giocattolo, con delle relazioni che poi vengono anche indotte in realtà dal marketing, dai produttori. Barbie ha tutto un suo immaginario per cui viene sviluppata con un nome, cognome, amici, parenti, eccetera, eccetera, che riflettono una certa società o ideale di società. Fa dei mestieri addirittura prima che le vere donne diventino astronauta, lei lo è già. Negli anni 60 è capo di Summit e così via, e però tutto questo per esempio toglie spazio alla fantasia dei bambini, a cui spesso basta un pupazzino di stracci per inventare un nome, una storia. Bianca Pizzorno si lamenta che queste bambole che hanno già un nome tolgono spazio alla fantasia dei bambini, e la stessa Barbie ha poco successo in Giappone proprio perché si preferisce che siano le bambine a dare un nome, un mondo, e a inventare le storie delle loro bambole. E questo è un aspetto importante, perché se
un giocattolo ha un nome. La mia fantasia di bambino viene, per così dire, tagliata. Però in questo dizionario di giocattoli ci sono giochi particolari, c'è il pogo, c'è il pompon, c'è il flipper, e non può non mancare, per esempio, forse l'elemento del giocattolo per antonomasia, la palla. Sì, la palla è uno di questi giochi eterni, appunto, e si trova in varie forme, in vari modi, in vari materiali. Già i nostri antenati romani ne distinguevano di vari tipi a seconda dell'uso che se ne faceva, e anche quella poi viene regolamentata, porta allo sport, che è un tipo di gioco molto preciso, molto professionale, e appunto perde anche un po' del gioco. E magari è più divertente giocare a pallastrada come nei romanzi di Benny, dove la traversa è fin dove riesce a sputare in alto il portiere, i pali sono fatti col maglione, regole un po' paradossali che però ricordano il modo creativo in cui si gioca nei cortili, nelle piazze, nei parchi, per fortuna. E poi la palla viene riprodotta in piccolo, può diventare una biglia, e anche sulle biglie si inizia a distinguere fra quelle in vetro, in terracotta. Magari i nostri amici inglesi hanno molti più tipi di biglie, da noi si usano soprattutto quelle di vetro oppure quelle di plastica, magari con un ciclista dentro in spiaggia, ed è divertente per esempio ricordare che il monumento a Pantani davanti alla sede del suo sponsor era un'enorme biglia di 4 metri con la sua foto dentro, che adesso, dopo il fallimento dell'azienda, si stanno contendendo i comuni vicini fra quello dell'azienda e quello di nascita del campione per preservarne la memoria. Ma è bello che sia in forma di biglia, quindi in forma molto 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 giocosa. E a La proposito palla può essere. di forme sferiche, non può non mancare in questo libro Storie di giocattoli, un giocattolo credo che viva di leggerezza, perché la leggerezza è dalla sua parte, ovvero le bolle di sapone. Per fare le bolle di sapone ci vuole praticamente nulla, ed è un giocattolo sui generis, anche questo. Sì, è un gioco bellissimo da guardare, estremamente effimero, e infatti è una delle vanità rappresentate in un bel quadro al Palazzo Reale di Torino, insieme a tante altre cose vane, alla musica, a orpelli e così via, ai giochi da tavolo. Però sì, è una cosa alla portata di tutti con un po' di abilità, perché tutto sommato non basta mescolare acqua e sapone, magari bisogna trovare il giusto equilibrio con un po' di glicerina, saper soffiare non troppo forte né troppo piano, e poi si ottiene come risultato questa bellissima sfera per qualche secondo. C'è chi riesce a farle giganti ormai con grandi corde e manici, e poi c'è stato anche un periodo, si trovano ancora con una formula un po' diversa, le Crystal Ball della mia infanzia, che erano fatte di una sorta di gomma da soffiare colorata e consentivano di fare queste bolle che perlomeno durassero un po' di tempo, magari si potessero appiccicare fra loro, scolpire. Poi le norme sui materiali e sugli ingredienti chimici hanno portato a qualche restrizione, però si possono trovare ancora in una formula un po' cambiata nei migliori negozi, come si dice. Nei migliori negozi e per la migliore fantasia. In che modo, Andrea Angiolino, i giocattoli, questo ovviamente non vale per tutti, perché ci sono dei giocattoli moderni citati anche qua in questo libro, per esempio il robot, ma in che modo alcuni giochi si sono evoluti rispetto ad altri che invece hanno mantenuto una loro caratteristica d'antan? Bisogna vedere appunto caso per caso. La bambola, appunto, è forse uno dei giocattoli più antichi. Si è trovata una testa, credo, del 12.000 a.C., ora non ricordo esattamente, troverete nel libro i dettagli, e ha avuto evoluzioni incredibili. Bambole parlanti, semoventi, che dialogano fra loro ballando e così via, grazie all'elettronica e tutto. Però poi appunto anche le bambole più semplici, più lineari, continuano ad avere un bellissimo spazio nel cuore delle bambine, e anzi a volte tornano di moda proprio quelle più
più lineari, più così, color pastello, semplici, senza tante funzionalità. E ci sono altri giochi, poi appunto lo yo-yo è una cosa che attraversa i secoli, magari l'unica evoluzione è stata quella a un certo punto di avere lo spago non fissato, ma con un anello dentro cui lo yo-yo gira, che consente nuove evoluzioni, però a guardarlo sembra ancora quello di tantissimi secoli fa, così come ho visto a Creta, visitando dei musei, dei giocattoli, degli animali da trainare a ruote, bellissimi, un pochino astratti, ma non molto diversi da certi giocattoli in legno con cui giocava mia figlia 5-6 anni fa. È bello questa commistione, appunto, mentre alcune cose come il Tamagotchi erano impossibili prima, hanno le loro mode e poi magari tutto sommato svaniscono anche, altri giochi che colpiscono il cuore dei bambini restano eterni nei millenni. Il sonaglio, ci sono dei sonagli antichi preistorici con un manico e poi sopra un ovoide con dentro dei semini fatti in terracotta, ma con la forma identica ai sonagli che si fanno ancora oggi. Andrea Angiolino, ma se lei dovesse, domanda stupida, mi perdoni, ma se lei dovesse andare su un'isola deserta, la solita domanda, quale giocattolo si porterebbe appresso? Bella domanda, davvero. Non saprei che dire. Dipende anche se naufraghiamo in più di uno, e allora appunto le biglie ai soldatini, forse i soldatini consentirebbero infiniti giochi, anche perché, come diceva Wells, il romanziere della Guerra nei Mondi, che ha scritto un regolamento Piccole Guerre per giocare con i soldatini sul pavimento, la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari, e quindi giocava con i figli come metodo di educazione alla pace, e sicuramente appunto come gli scacchi possono essere pedine in grandi giochi di strategia molto stimolanti. Da soli, ahimè, questo non funziona. Allora forse meglio un puzzle da 50.000 pezzi che può intrattenere per moltissimo tempo anche chi è da solo. Magari un puzzle in un colore bianco con una leggera ombra, di quelli veramente complicatissimi da fare, perché sono veramente, a volte alcuni puzzle rasentano veramente una complicazione massima, ed è anche il bello, perché il puzzle è uno di quei giochi che richiede tranquillità, concentrazione, come anche tutti gli altri giochi. Bisogna concentrarsi, bisogna creare l'attenzione, e per il puzzle come per, che ne so, per lo scivolo, che altro, certo, per il puzzle ci vuole un'attenzione diversa. Andrea Angiolino è autore di Storie di giocattoli, uscito da pochi giorni per Gallucci, ma sempre per Gallucci, ha scritto Storie di giochi e poi Ai bambini basta niente per giocare. Prima di salutarci, Andrea Angiolino, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni devo dire che, ahimè, non sto leggendo molto. Mi fanno compagnia i libri che devo ancora scrivere e che scriverò. Ho appena finito un bel libro su Creta, appunto essendoci stato un diario storico di quello che è stato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, scritto da un inglese. Però non ho ancora scelto il libro nuovo, perché purtroppo sono più le monografie e gli studi vari che sto facendo per scrivere su riviste e per il prossimo libro. Grazie, allora a risentirci, Andrea Angiolino, per il prossimo libro che pubblicherà. Lo racconteremo ben volentieri qui nel Posto delle Parole. Abbiamo attraversato con tanto divertimento il libro edito da Gallucci, Storie di giocattoli, dall'Aquilone al Tamagotchi, con i disegni di Alessandro San. Grazie ancora e buoni giochi, Andrea Angiolino. Grazie a voi e buon gioco a tutti.